Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Ogni giorno si scopre sempre qualcosa di nuovo. Anche luoghi dove gli esseri viventi non avrebbero modo di esistere. Alcuni di questi luoghi sono le fogne, dove praticamente ci si può trovare di tutto. Ma ciò che è stato scoperto in alcune fogne ha dell'incredibile. A volte ci si trova davanti a situazioni che si possono spiegare in modo razionale. Altre invece non hanno nulla di razionale. Nei video di oggi ti mostrerò le cose più strane ed inquietanti trovate nelle fogne. Prima di cominciare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Durante una normale manutenzione di una fogna, un operaio, servendosi di una telecamera radiocomandata, scopre una strana massa gelatinosa. L'operaio punta la luce su quella strana massa per vedere meglio di cosa potrebbe trattarsi. La strana massa gelatinosa reagisce alla luce, ritraendosi come se fosse una qualche specie di essere vivente. Non sapendo cosa potesse essere, furono chiamati degli esperti, che analizzando alcuni campioni arrivarono a una sola conclusione: che quello strano essere alieno in realtà non era altro che un ammasso di vermi, chiamati vermi dei liquami. Questi vermi riescono a formare delle vere e proprie colonie. Una volta raggruppati, riescono a muoversi in modo compatto, come farebbe un branco di pesci che fugge da un predatore. Dei ragazzi decidono di fare un'esplorazione in piena notte in una fogna abbandonata. Una volta entrati, non notano nulla di strano, finché, ad un certo punto, un ragazzo inquadra una strana creatura, dall'aspetto bizzarro. L'essere incomincia a muoversi in modo lento e goffo. I ragazzi a quel punto si spaventano e fuggono via da quel posto. I ragazzi riescono a uscire da quel luogo, non accorgendosi però che l'essere li stava inseguendo. A quel punto fuggono di nuovo, questa volta per non tornare più. Dalle immagini si può notare che l'essere è molto alto e ha le braccia molto lunghe. Una cosa è certa, quell'essere non ha nulla di umano. In quest'ultimo filmato, un uomo si lamenta per degli strani rumori provenienti proprio dalla fogna di casa sua. Decide quindi di far controllare la propria fogna, mandando una telecamera radiocomandata. E questo è ciò che trovano. Dalle immagini si può vedere che il colpevole di quei rumori è un coccodrillo. Sicuramente adesso vi chiederete cosa ci fa un coccodrillo in una fogna. La risposta è semplice. In America molti hanno il vizio di comprare animali molto pericolosi come i coccodrilli. Da piccoli sono molto carini, però quando incominciano a crescere, incominciano ad essere troppo ingombranti. I proprietari, pur di liberarsene, decidono di buttarle nelle fogne. Alcuni non sopravvivono, ma altri riescono ad adattarsi a quell'ambiente e quindi a crescere. E questo è il risultato. Purtroppo, molti animali che vengono venduti sono animali che possono raggiungere dimensioni notevoli e a volte possono essere anche molto pericolosi. Il video finisce qui, ragazzi, e noi come al solito ci rivediamo alla prossima.